dà sempre qualcosa in più il mio background molto internazionale, nata in Germania, cresciuto in Turchia, Istanbul, dopo Istanbul 15 anni sono trasferito qua a Lugano e dopo sono andato agli Stati Uniti, Boston per l'università, sono girato un po' Londra, un po' tornato in Turchia un anno e dopo Milano ho fatto 2 anni, ho fatto Marangoni e dopo sono andato di nuovo a New York, tornato da 7 anni sono a Milano. Quello molto importante per me, anche si vede il mio lavoro tantissimo, secondo me tutto il come presentare ogni stagione un tipo di UN, United Nations, tutti personaggi da altre culture. Quando io ho studiato anche il liceo a Lugano, ho avuto tutti amici di roommate, no? Non so, un arabo, coreano, messicano, per quello. Crescendo così, ho vissuto solo così, ho visto solo così. Quando inizio a pensare ad una collezione, penso sempre con questo tipo di vita, quello che ho visto, quello che sono cresciuto. Perché non guardo altri cosa fanno, non guardo il trend, non guardo dove sta andando vita, il mondo. Quando penso, penso sempre di mia vita, sempre di amici, sempre... quello che mi piacerebbe fare. Quando andavo a studiare negli Stati Uniti volevo sempre andare a studiare il regia, no? Il director in film business, ma i miei genitori ai tempi non mi hanno dato possibilità di andare perché io ho un fratello 2 anni più grande di me e ho sempre andato, no, il suo strada. Tutto dopo, essendo che il mio padre fa parte del mondo di tessile, quando ero ragazzino ho sempre vissuto in fabbrica, per quello ovvio che avevo sempre questa cultura o know-how di tessile, di moda, diciamo. Sicuramente volevo sempre essere vicino ai vestiti. Non volevo mai occuparmi di produzione, perché produzione era un campo che ho visto da mio padre, tutti gli stilisti venivano, poi doveva essere seguito. Quello per me assolutamente non volevo, io che volevo essere quello che dare parte creativa. Per quello, da quando ero giovane, sicuramente mio padre ha anche un'azienda di sempre anche la sua cultura, di prendere il lavoro di famiglia. Io non volevo mai fare lo stesso lavoro, essere dentro questo mondo, ma non fare quella parte. Per quello ho iniziato a fare, se un giorno devo fare, mi piacerebbe fare questa parte che non c'è la mia famiglia, no? Volevo staccarmi, assolutamente, volevo creare un personaggio da solo. Quello ho detto, se voglio crearmi un'identità mio, moda, o fashion design o fashion photography, ho detto, perché avevo anche studiato fotografia. Marangoni per me è stato un salvatore di vita, diciamo, il concetto che Marangoni dava possibilità di quelli che non sanno disegnare, a differenza di Marangoni, secondo me è assolutamente questo, perché io non sapevo disegnare niente. Quando sono entrato ero felicissimo, perché per la prima volta in mia vita, a parte Marangoni, questa è una cosa personale, io stavo facendo qualcosa che volevo io. Per quello io, guarda, potete parlare con mia madre che sa benissimo, finivo tutti i lavori, tutti quelli che dovevo fare, andavo fino a 4, 5, 6 di mattina, 3-4 volte alla settimana, era una cosa pazzesca. Per la prima volta, non so, in mia vita, finivo i lavori 2 settimane prima e lei mi dava possibilità di venire, no, quasi non venire, perché ormai hai finito. Io comunque ero lì sempre come il giusto orario. Nino per me è una persona, era una carissima, posso dire anche un carissimo amico, perché è così giovanissimo, anche se vedete lui sempre gente con 30 anni intorno, perché è veramente giovane lui. Nino è stato, no, per l'Italia, no, per il mondo, ma anche per l'Italia, quello, io posso dire, il mio idolo di stilista, perché come si muova, un po' più elegante di me, ma è un modo di muovere è fantastico, un uomo, una persona molto gentile e molto charming. In più, e lui vede moda come me,
Per quello, in realtà, io vedo come lui, diciamo, no? E lui vede con un occhio molto cinema, no? Per quello abbiamo questa la stessa passione. Io ogni stagione, quando lavoro, quando studio, guardo sempre i suoi libri, no? Per quello, per me, lui, se io devo decidere qualcuno come mi piacerebbe essere, in mondo di moda, assolutamente Nino. Prima volta che sono andato a fiera a scegliere tessuti, io ho deciso una cosa: voglio essere diversa. Anche mia vita sempre è stato così. Non voglio essere migliore o peggio o meglio, no? Niente. Non voglio essere paragonato assolutamente a altri. Voglio essere diverso. Per quello, quando andavo a scegliere tessuti, ogni volta che dicevo a questo Gisander, questo Prada, questo Etro, questo di là, allora alle fine io facevo una scelta tra tutti quelli rimasti per avere un'identità, perché io credo che se tu hai un'identità, basta, non ti possono dire che hai fatto bene, hai fatto male, ma alle fine sei sempre forte perché sei diverso. Dopo che ho deciso di fare il mio marchio, è stato 2 o 3 mesi che non potevo decidere, inizio a fare donna o uomo, perché ho sempre lavorato da donna. Da uomo ho deciso alle fine di 3 mesi, perché quello che volevo presentare era un uomo tipo anni 80, era un uomo più maschile. Volevo far vedere differenze di uomini da donne. Uomini hanno più peli, hanno pancia. Allora per la sfilata io ho messo uomini con buff, pancia, ma comunque erano charming. Un caro saluto a tutti voi, studiate molto, lavorate molto, ma assolutamente andate a vostra direzione, perché secondo me ognuno è molto speciale, ma dovete assolutamente capire perché siete speciale. Il lavoro più importante è questo. Una volta che sapete, è tutto molto facile.